nel respiro di un legno che risuona e che si fa strumento musicale, una tradizione che diventa economia, in particolare per l'Anconetano, prima provincia d'Italia per vendite all'estero di strumenti musicali. Sono 96 le imprese, soprattutto nella zona sud di Ancona, 145 nelle Marche, seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia. Così il mestiere continuare il mestiere appreso. È l'obiettivo del progetto Giovani Costruttori della Tradizione, 10 aziende del distretto della Fisarmonica per 12 ragazzi con tirocini formativi di 6 mesi, progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Ancona. Io lavoro sia in laboratorio, nella bordatura, appunto nella parte finale della produzione, quindi nelle rifiniture definitive. Sto nel reparto magazzino, mi occupo della spartizione delle voci, devo impilare le voci in base alla nota, poi le devo impacchettare e devo timbrarle in base a cosa sono andate a mettere dentro questi pacchetti. L'obiettivo è ovviamente fare questi pacchetti e poi spedirli al cliente e farglieli trovare in ordine precisi per adattarli poi nelle fisarmoniche e per creare della musica. Ci vedi un futuro per il lavoro che stai facendo? Io sì, spero ci sia un futuro perché è un lavoro che sto vedendo che mi piace e spero appunto che possa continuare questa esperienza, non solo per questo breve periodo. Speriamo, comunque è un ambiente in cui mi trovo molto bene e spero che insomma ci sia uno sviluppo in quello che faccio. In crescita nella provincia di Ancona le esportazioni, più 23% nel 2016 rispetto alla 2015. Sono imprese che esportano, quest'anno hanno migliorato le performance delle esportazioni di oltre il 23%, quindi rispetto all'anno precedente. Esportano, sono vitali, quindi hanno bisogno anche di un ricambio generazionale, di un ricambio di manodopera specializzata, perché poi qui si parla di alta specializzazione. Essendo un lavoro in cui l'automazione è praticamente irrisoria, insignificante, il capitale umano, i ragazzi, le persone che lavorano sono il nostro passaporto per il futuro. È la chiusura del cerchio rispetto alla legge regionale 22 del 2016 che ha unito la formazione alla promozione, il premio internazionale della Fisarmonica per l'edizione 2017 anche nei comuni vicini. Legheremo a tutto il territorio, a tutte le città del territorio, in particolare Camerano, Numana, Recanati, Osimo e Loreto, coinvolgeremo con degli eventi, quindi amplieremo praticamente il raggio d'azione di questo premio della Fisarmonica.